Ciao da Valentina Mandilli, esperta di strategie social e LinkedIn Trainer. Oggi parleremo di cosa puoi ottenere con LinkedIn. LinkedIn ti offre due possibilità principali. La prima è quella legata alla posizione di lavoro, quindi trovare una nuova posizione di lavoro. La seconda è quella legata ai clienti. Come poter ottimizzare la propria presenza su LinkedIn per riuscire ad ottenere questi due obiettivi? Per quello che riguarda la compilazione del profilo, il potenziamento del profilo per chi cerca lavoro, bisogna impostare in maniera logica quello che dobbiamo andare a scrivere all'interno appunto del profilo. Non bisogna mettere per esempio tutta una serie di esperienze che non c'entrano nulla con quello che vogliamo comunicare. Faccio un esempio banale. Una commessa di un negozio di abbigliamento. Bene, questa persona dovrà inserire tutte le esperienze pregresse, se ci sono, relative a quel tipo di lavoro, se sta cercando quel lavoro. Se invece sta cercando un altro lavoro perché ha fatto un corso da estetista e quindi anche un altro tipo di preparazione, quindi cerca un lavoro come dipendente in un centro estetico, potrebbe omettere quell'esperienza lavorativa, anche se recente, all'interno diciamo come commessa in un negozio di abbigliamento. Quindi la logica vuole che dobbiamo mostrare le cose importanti per trovare il lavoro, diciamo, che desideriamo. Stessa cosa, se stiamo cercando clienti, dobbiamo scrivere esattamente nel sommario, quindi in quello che appare sotto il nostro nome, quello che facciamo, il valore unico che noi esprimiamo. Se siamo dei venditori, scrivere venditore e basta non ha senso. Scrivere meccanico non ha senso, anche perché mettere quello che viene chiamato job title, no? Va bene, ci sta, però va accompagnato. Sicuramente un meccanico non è uguale all'altro, una commessa non è uguale all'altra, ognuno avrà una caratteristica. È un esercizio che deve essere sviluppato sia appunto da chi cerca lavoro, da chi cerca clienti, per comprendere al meglio che ognuno di noi ha un valore unico e va comunicato, perché fa la differenza tra quando una persona accede al nostro profilo o al profilo di un altro. Dobbiamo far capire esattamente qual è la nostra specializzazione e credimi appunto anche il lavoro più umile ha una specializzazione. Quindi a questo punto dobbiamo andare a rileggere il nostro profilo in questa chiave. Un profilo fatto bene farà sì che le persone, quando arriveranno a trovarci, e poi sul come arriveranno a trovarci farò un altro video, riusciranno prima a comprendere cosa facciamo, conseguentemente capiranno se hanno bisogno di noi. E questo è l'obiettivo. Quindi ci contatteranno, ci richiederanno un colloquio e il gioco è fatto, quindi saremo riusciti a ottenere il risultato desiderato. Bene, questo è tutto e vi rimando al prossimo video. Ciao da Valentina.